Bentornati nel nostro garage, ma soprattutto bentornati nel nostro canale YouTube. Oggi parliamo di un accessorio molto interessante per chi ama fare motovlog. Parliamo di un accessorio per installare la nostra action camera nel casco. Io utilizzo l'installazione dell'action camera sulla mentoniera del casco perché preferisco molto, mi piace molto la ripresa al centro, quindi avere tutta la moto al centro e la strada, però spesso trovo difficoltà per installare la slitta, che ce l'avevo una qua da qualche parte, eccola qua. Trovo difficoltà a installare la slitta sulla mentoniera del casco perché spesso le mentoniere dei caschi o hanno una forma rotonda o un po' spigolosa, quindi l'adesivo non aderisce bene sulla mentoniera. A volte magari si è costretti a posizionare l'adesivo in una parte laterale del casco e anche in questo caso spesso non è uniforme perché ovviamente il casco ha la sua linea e le sue forme. Detto questo, c'è anche un altro fattore che, come nel mio caso, quando hai la necessità di fare una ripresa in modo verticale sei costretto ogni volta a sganciare l'action camera, come la DJI in questo caso, e applicarla, diciamo, nel modo verticale. Poi un'altra cosa, chi ha più caschi ovviamente sei costretto a applicare gli adesivi su più caschi, e quando non utilizzi l'action camera ti rimane questo accrocchio installato. Avevo provato anche a montare questo accessorio per installare l'action camera al centro del casco, ma vi devo essere sincero, lo trovo poco efficace e veramente anche dannoso per il casco perché rovina tutta l'estetica del casco e quindi è stato bocciato. Detto questo, vi faccio vedere come ho risolto il problema. Ho appena ricevuto dalla Dango Design il loro supporto realizzato in America. È semplicemente una pinza, ma fatta veramente bene. Io ho scelto il colore rosso, eccolo qua. Allora, pesa 85 grammi, ha la sua molla per appunto agganciare e sganciare il supporto dal casco. Nella parte superiore c'è questa parte di colore nero che è in gomma appunto per proteggere anche il casco. Qui si applica la nostra action camera e questo supporto ruota di 90 gradi a 4 posizioni, quindi basta schiacciarlo come in questo caso e la nostra action camera verrà posizionata in modo verticale. Basta schiacciarlo e ruotarlo di nuovo, in questo caso la nostra action camera verrà posizionata in modo orizzontale. Poi soprattutto anche per chi ha più caschi puoi sganciarlo ovviamente e installarlo su un altro casco in un modo molto più semplice. Puoi anche posizionarlo tramite sempre la pinza su altri punti della moto, che è veramente molto interessante. Allora, la prima cosa che farò è rimuovere il supporto 3M dal mio casco, dare una bella pulita e poi proveremo il nostro Dango Design. Mettiamoci al lavoro. Bene, adesso applichiamo la nostra action camera sul Dango Design, quindi mettiamo il supporto in questo caso della DJI e poi mettiamo la vite per bloccarlo. Una volta posizionata la telecamera nel modo corretto, poi ovviamente va registrato. Bene, allora montiamolo sul casco, quindi basta allargarlo e si posiziona perfettamente al centro. Posso ruotare l'action camera, quindi basta schiacciare e ruotarla così. Lui si blocca e ovviamente in questo caso la nostra action camera è in posizione verticale. Vi ricordo, ci sono quattro posizioni con una rotazione di 90 gradi. Perfetto. Per rimuoverla in questo modo, e si può anche ovviamente utilizzare l'action camera facendo le nostre riprese impugnando il Dango Design. Beh, è molto interessante, io direi di fare un giro in moto e provarlo. Andiamo. Thank you.
Bene ragazzi, abbiamo terminato. Ci vediamo. Ciao, alla prossima.